secondo voi è una fortuna che capita il giorno della partenza o è una sfortuna? Ciao a tutti, noi siamo Gabriel, Denizza, Andrea, Ego e Asia. E questo è Mucciaccio, la nostra casa su quattro ruote. Un anno fa abbiamo deciso di lasciare la nostra casa e di partire alla scoperta dell'Europa e le sue meraviglie, con l'intento di regalarci l'un l'altra la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo, scegliendo di documentare questo viaggio per rendervi partecipi. Seguiteci, così viaggiamo insieme! Dopo una bella nottata, passata a immaginare la strada perfetta, ho fatto un carico e scarico. Sono andato a comprare le bombole del gas propano e via! Pronti per la partenza! La fortuna, amici, è sempre dalla nostra. Come potete vedere, la spia, quella gialla, che sarebbe l'immobilizer, mi sembra che si chiama, della Fiat o Fiat Code, non va via. Questo cosa vuol dire? In parole semplici vuol dire che Mucciaccio non può partire, perché la centralina di questo code non riconosce la chiave e quindi Mucciaccio non parte. E ora? Non lo so, bisogna risolvere anche questo prima di partire. Secondo voi è una fortuna che capita il giorno della partenza o è una sfortuna? Fatecelo sapere nei commenti e diteci la vostra, perché sembra quasi sempre sfortuna. Però magari invece un po' di fortuna c'è anche. Siamo venuti all'MG Contachilometri per sistemare Mucciaccio. Ieri pomeriggio ero venuto qua per farglielo vedere e fortunatamente loro sono riusciti a trovarmi un buco stamattina, più che altro a fare i salti mortali, mi sa, per farmelo, perché erano già pieni di lavoro, ma mi hanno fatto questo grosso piacere. Infatti adesso aspettiamo che arriva il meccanico e dovrebbe ripararmi Mucciaccio. Stamattina ovviamente è partito subito, infatti la spia della chiavetta è andata via penso neanche in un secondo. Allora, può essere una fortuna perché così abbiamo capito che c'era un problema, come può essere una sfortuna che invece non c'era un cazzo. Quindi dai, pensiamola così, come una fortuna in previsione di un viaggio lungo, cioè meglio che succeda adesso piuttosto che mi succeda in Norvegia, magari in mezzo al nulla, dovevo farmi 200 km per poterlo riparare. Intanto che aspettiamo l'elettrauto, cambio le batterie ai sensori dell'allarme. Infatti abbiamo capito che era quello il problema, per cui ogni tanto suonava a caso, tipo Lisbona, vedi sopra, o tipo Granada, vedi sopra. Evidentemente si erano già scaricate le batterie dei sensori e ogni tanto dava dei falsi allarmi. Adesso le cambiamo tutte e vedremo in questi giorni se effettivamente il problema dell'allarme si è risolto oppure non è quello, e continuiamo quindi con le piccole manutenzioni. Queste sono le batterie dei miei sensori, sono delle alcaline piccolissime, A23 mi sembra che si chiamano, e niente, sono da mettere nei sensori sulle porte e sulle finestre. Come vedete, spero, la batteria dentro e il sensore, se io apro, non fa la luce blu che dovrebbe fare. Rimane sempre spento questo LED, così dopo vi faccio vedere con la batteria nuova e capite meglio. Adesso dovreste vedere la lucina blu. Uno.
Porta d'ingresso fatta, ora dobbiamo controllare tutte le altre. Questa funziona, però essendo una finestra che usiamo spesso, preferisco cambiarla e tenerla di scorta. Bene, sensori cambiati tutti, quindi adesso proverò l'allarme, vediamo un po' se funziona o non funziona. Bene, il ragazzo ha iniziato il lavoro e mi ha chiesto le chiavi, credo per verificare i codici, e niente, adesso farà tutti i suoi controlli e tutto quello che deve fare. Ovviamente per non rompergli le balle non starò lì a filmare tutto quello che fa. Come vedete la centralina non c'è più. E qui hanno smontato anche il filtro dell'aria per riuscire a togliere la centralina. Un altro lavoro importante che avevo da fare era cambiare la serratura di Muciaccio, perché come vi ricorderete nel video di tariffa, che vi lascio qui sopra da qualche parte, destra, sinistra, ci si era rotto questa parte metallica all'interno della serratura. Io sono riuscito a trovarne un'altra, un usato in buono stato, e l'ho cambiata, solamente che magari cambiando di pochi millimetri la porta adesso fa un po' fatica ad aprirsi, quindi devo regolare l'altra parte della serratura svitando quegli esagonali. Svitando queste esagonali, questa parte viene avanti o indietro in base all'occorrenza, diciamo. Bon, svitato le esagonali, adesso proviamo a togliere, vediamo come è fatta sotto. Ok, questa staffa è fissata alla parete, quindi è meglio non toccarla ma regolare solo la parte qui esterna. Dato che non ho qua una lima, ho fatto un vecchio trucco che ho imparato in falegnameria: ho cartocciato un po' di carta vetrata dell'80 sul martello e sto cercando di limare un po' il bordo in modo da accompagnare un po' di più la chiusura senza che ci sia proprio quel gradino. Ora rimontiamo e cerchiamo di regolarla bene. Perfetto, si è che risolto anche questo problema. Niente, dal parcheggio siamo passati all'officina, che deve fare due cose al computer, mi ha detto. Qui i lavori proseguono e speriamo di risolvere il problema. Il meccanico è andato in pausa, ci facciamo un bel pranzetto con bresaola, taleggio e insalata. Intanto il povero Muciaccio è ancora aperto. Questa è un'operazione a cuore aperto, povero Muciaccio. Un po' di ore che siamo qua e un po' di tentativi sono andati male, diciamo. Adesso inizio un po' a preoccuparmi, perché non so se riusciremo a partire domani o stasera, o non lo so, spero che riusciranno ad aggiustarlo e risolvere il problema, perché sennò qui sono preoccupato e demoralizzato anche. Speriamo bene, speriamo che riescano a risolverlo. Allora ragazzi, la fortuna come sempre dalla nostra parte.
Infatti il problema è un po' più difficile da sistemare e quindi devo tornare ancora domani. Speriamo di passare questo brutto periodo e di ricominciare a girare, perché ci manca veramente tanto. Di solito dicono sempre che dopo la tempesta c'è l'arcobaleno. Bah, speriamo domani allora nell'arcobaleno. A domani! Il meccanico è arrivato e adesso smonterà la centralina per provare a capire dov'è l'errore. Mentre aspettiamo, finiamo il video che ho iniziato ieri, così da portarci avanti. Speriamo che la giornata sia un po' più corta, quindi che riescano a trovare l'errore, così da riuscire a partire almeno oggi oppure... Allora, qui le ore passano, ma intanto dalla mia centralina non si vede l'ombra. Ho chiesto e mi hanno detto che c'era un problema alla centralina e che quindi stanno cercando di risolverlo. In teoria, entro sera, dovrebbero rimontarla e dovremmo essere pronti per ripartire. Non so più cosa pensare, però speriamo sia veramente così. Lì emotivamente ero distrutto, perché 2 giorni che ero nel parcheggio non sapevo ancora se Mucciaccio sarebbe stato riparato e quindi se noi saremmo partiti. L'unica cosa che mi era rimasta di fare era sperare nella buona suerte. Dobbiamo fare anche un grandissimo ringraziamento ad Alice di Sweet Estetica Calcinate per aver ospitato Mucciaccio per ben 3 notti in questa nostra disavventura. La ringraziamo di cuore per averci aiutato. Ma vediamo com'è andata. Qui i lavori sembrano arrivati alla fine, infatti stanno rimontando tutto. Finalmente il nostro viaggio può iniziare. Quindi se anche questa disavventura, perché più che avventura è una disavventura, vi è piaciuta, metteteci un like, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Al prossimo video, ciao!